Se personaggi come questi si trovano in libertà e godono di un'onorata visibilità, significa che in Italia la legge non è uguale per tutti e soprattutto che abbiamo raggiunto un livello preoccupante di inciviltà giuridica. Gli autori della strage sono in libertà perché hanno un grande potere di ricatto, perché hanno saputo vendere caro il loro silenzio, perché sanno e tacciono da sempre i nomi dei mandanti e degli ispiratori politici della strage. La concessione della libertà condizionata a Valerio Ferravanti, uno degli esecutori materiali della strage, è un regalo fatto ad un fedele assassino che ha mantenuto il silenzio. Ora i mandanti e gli ispiratori politici potranno stare più tranquilli.